Storytime, Evoluzione Radio. Bentrovati, amici e amiche di Storytime. Io sono Eleonora Dallan e come sempre vi do il benvenuto in puntata. Ci troviamo all'interno dei nostri studi di Padova. Invece nei canali social ci trovate come Storytime underscore ufficiale per Instagram e Storytime Official per Facebook. Oggi ho il piacere di presentarvi Fabio Chinellato, amministratore unico di Info Canarie Promotion and Consulting. Ciao a te, ciao Fabio, a ciao. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Io le ho anche chiesto se portava un po' di sole delle Canarie, ha detto che non gli stava in tasca. Che sfortuna, va bene. Oggi parliamo della tua bellissima realtà, che è nata quando, Fabio? Come mai anche? È un percorso che inizia dal 93 con la prima visita fatta sull'arcipelago. Ho cominciato a avere l'impressione che lì ci fosse veramente un fermento di business, di attività socio-economica. Ho cominciato a studiare il territorio, a studiare le normative e quant'altro, fino a giungere poi verso il 97-98 a pubblicare una guida che era orientata più nell'aspetto turistico. Poi c'è stato un momento congiunturale in cui il regime economico e fiscale delle Canarie cominciava a essere presentato a livello europeo. Ho avuto la fortuna di presenziare questi momenti formativi e da lì è iniziata la storia, perché abbiamo iniziato anche a pubblicare, oltre che la guida, su supporto cartaceo, sito internet, le prime interazioni con chi voleva la soluzione di viaggio, poi ovviamente soluzione di investimento sia nell'ambito dell'impresa sia nell'ambito immobiliare. Ok, questo tipo di realtà, andiamo a capire come nasce, l'abbiamo un pochettino capito, però l'obiettivo, no? Perché Info Canarie Promotion and Consulting è presente poi da così tanti anni? Perché il prossimo anno festeggerai 25 anni. Sì, il prossimo anno festeggiamo 25 anni di attività. Nasce da un'esigenza, ovviamente prima nostra, prima mia come imprenditore, ok, di vedere che ci sono delle realtà e di momenti di ottimizzazione e pianificazione fiscale molto interessanti, molto importanti, stando in un ambito europeo, che questo è molto fondamentale, nella certezza di diritto internazionale, in un modello legale che si rifà al diritto romano, quindi tutto quanto molto vicino a noi, okay, con delle prospettive però di sviluppo e di interazione verso l'attività economica ed imprenditoriale molto interessante, un sviluppo immobiliare in piena attività, una richiesta dal punto di vista turistico che molte volte si sposa anche poi con la richiesta di approfondimento verso appunto l'attività economica, l'attività di business, e quindi di conseguenza questo un po' la presentazione ha generato la domanda, che ha generato la richiesta di nuovi servizi, che ha generato l'implementazione di nuove soluzioni, e il nostro percorso si è esteso fino a adesso, insomma, fino a 25 anni di attività. Tu hai detto nostro, quindi hai un team che lavora assieme a te? Essenzialmente sì, perché comunque sia, ovviamente non sono un tutologo, quindi nelle varie dinamiche c'è bisogno del commercialista, c'è bisogno dell'avvocato, c'è bisogno dell'analista, dell'architetto, tutte figure professionali che fanno parte di un nostro network, che io coordino, gestisco in collaborazione con altri miei partner che mi supportano in questo. Sono professionisti, tra l'altro, cosa che l'ossatura principale è formata da miei ex clienti che ora si prestano a supportare altri imprenditori in un percorso, quindi prestano la loro esperienza oltre il loro taglio professionale, quindi l'abbiamo impostata così. Adesso, diciamo, è un po' un network, forse una grande famiglia, e cerchiamo appunto di aiutarci con un occhio, come dicevo, molto preciso e selettivo sul fatto dell'auditing interno nostro, per erogare servizi affidabili, di qualità, perché trasferirsi o delocalizzare un'impresa ovviamente non è cosa semplice, è una cosa banale. Se non è uno schiocco di dita, ecco, no, solo perché troviamo poi delle agevolazioni. Se la cosa impatta nell'azienda, ok, ma se poi impatta anche nelle famiglie, diciamo che la nostra sensibilità è molto forte su questo, quindi cerchiamo anche a volte di desistere chi non ha un progetto che sia adatto alle Canarie, perché le Canarie sono per molti, però ahimè non per tutti.
C'è qualche attività che magari è più portata rispetto ad un'altra? Noi abbiamo avuto l'esplosione di tutte quelle attività che si occupano di digitalizzazione, internazionalizzazione delle imprese, sfruttare la piattaforma fiscale che è anche logistica verso l'Africa e i mercati emergenti del Sud America. Quindi sì, è molto versatile. Abbiamo una rete, un'infrastruttura telematica di fibra ottica che ci porta a essere nodo tricontinentale. Abbiamo delle cose che molti stentano a credere, perché ovviamente più della cyber l'ombrellone a volte pensano non ci sia. Abbiamo invece molto da offrire appunto per l'imprenditore e per l'investitore. Interessante questo aspetto. Fabio, ci sono molte agevolazioni che troviamo alle Canarie e perché investire proprio in questo territorio? Beh, essenzialmente dicevo, perché se un'azienda ha determinate esigenze, determinate prospettive, lo può fare sia in funzione dell'internazionalizzazione, dell'ottimizzazione del carico fiscale, perché il regime economico e fiscale, che ripeto è dentro nell'ambito europeo, è veramente vantaggioso, perché va da una tassazione minima del 4% fino ad un massimo del 23%, però passando poi con altri strumenti di ottimizzazione fiscale che integrano, non sono incompatibili con gli altri, quindi anche qui una fase di studio, di programmazione e di organizzazione di quello che sarà il modello imprenditoriale da fare insediare alle Canarie è fondamentale, perché appunto ci sono diverse cose da mettere sul campo a seconda se uno fa un'attività che è legata al bene materiale oppure no, nel bene intangibile, che certo, può essere anche la consulenza, come può essere il confezionamento di soluzioni software, per dire, no? Sì, si valuta caso per caso, no? Sì, non, non è uguale per tutti. È un vestito che noi cuciamo addosso per forza. Alla richiesta di ogni entità. E questo credo anche che sia un punto distintivo, insomma, di InfoCanare Promotion and Consulting, che andate a vedere caso per caso, situazione 1, situazione 2, e trovare un pochettino la soluzione migliore, a volte, come detto prima, anche dicendo no. Sì, perché è facile dire sempre sì, eh? Sì, appunto. Però se i numeri e le condizioni non sostengono il progetto, come dicevo prima, per avere determinate agevolazioni bisogna rispondere a determinati requisiti, certo, inutile rincorrere un determinato modello di pianificazione fiscale quando magari ci sono delle altre soluzioni meno blasonate, meno sbandierate, che però sono alla portata di tutti, quindi è importante. Altri aspetti positivi oltre al bel tempo, a stare bene. Bel tempo, il clima, la cucina sicuramente, l'aria latina. Sì, vivi in un'altra maniera da quando ti sei spostato? Sì, io faccio la sponda, anche per non perdere il contatto poi anche con quello che è il mondo dell'imprenditorialità italiana, cioè come lo vive, cosa può esserci al di là della richiesta emotiva, la vera richiesta strutturale o infrastrutturale dell'azienda, no? Quindi no, io faccio la spola tra l'Italia e le Canarie, e poi in 10 minuti di macchina puoi cambiare un contesto, perché per esempio in Tenerife Gran Canaria hanno singolarmente circa 100 microclimi diversi, quindi in poco tempo si può trovare. Quando uno mi dice non ho trovato il mio habitat, ho un po' i miei dubbi, insomma. Esatto. Cosa cerchi allora? Va bene, Fabio, tanto noi comunque ci ritroveremo, avremo modo anche di approfondire sempre di più questa bellissima realtà che appunto l'anno prossimo compie 25 anni di attività. Ci sono altri progetti in campo? Dopo un parecchio tempo abbiamo deciso di assecondare dei nostri clienti imprenditori e investitori. Inizieremo ad essere parte attiva con progetti di costruzione di immobili di pregio e di qualità alle Canarie. Inizieremo con Fuerteventura, con un piccolo lotto di 8 villini di pregio e prestigio. L'architetto nostro connazionale, che vive da là 25 anni, fa parte anche lui del nostro gruppo, quindi siamo tutti quanti associati a questa voglia di vivere, di vivere il territorio, di vivere anche il modello imprenditoriale. Poi abbiamo altre iniziative
mirate appunto sempre nell'ambito dell'immobiliare, che la domanda immobiliare è molto forte. Certo. È molto forte. Diciamo che molte volte supera quella dell'imprenditore per il modello aziendale. E quindi ci stiamo strutturando per dare delle soluzioni in prima persona. Abbiamo un network immobiliare, ma ci stiamo strutturando l'anno prossimo in questa maniera. Ottimo. www.infocanarie.com, www.casacanarie.com. Potete visitare i due siti o scrivere ad infocanarie@infocanarie.com. Grazie mille a Fabio Chinellato, amministratore di Infocanarie Promotion and Consulting. Amici Storytime, noi ci risentiamo alla prossima puntata e sarà un piacere ritrovare qui con noi Fabio. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie. Un saluto. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.